Ci sono tanti pazienti, ex pazienti e cittadini che partecipano alla 7ª edizione di Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva organizzata dall'Associazione Italiana contro la Leucemia, il Linfoma e il Mieloma. Noi siamo a Roma, al villaggio allestito sulla terrazza del Pincio, ma la camminata a scopo benefico si svolge in contemporanea in 24 città italiane per raccogliere fondi per la ricerca, l'assistenza dei pazienti con tumori del sangue e per sensibilizzare sull'importanza dello sport per una vita sana. Ne parliamo con Pino Toro, presidente AIL. Perché AIL promuove da 7 anni questa grande manifestazione sportiva e solidale? Ma intanto ci sono due motivi. Una che lo fa proprio oggi perché è la giornata mondiale della leucemia mieloide cronica. E secondo perché AIL ha dato sempre una grande importanza al movimento e all'attività fisica. Movimento e attività fisica che oggi hanno delle basi scientifiche molto, molto importanti, perché una buona attività fisica serve a prevenire le malattie, ma serve anche ad abbassare per esempio il grado di tossicità dei farmaci, ma anche in chemioterapia. Anche nel trapianto, laddove il paziente è molto compromesso, l'importanza dell'attività fisica serve ad aiutare la sua muscolatura e serve anche ad aiutarlo nelle sue difficoltà psicologiche. Oggi questa manifestazione si svolge in 24 città, quindi c'è un grande movimento di solidarietà che significa un attaccamento ad AIL, ma soprattutto l'importanza dell'attività fisica nella riabilitazione del paziente. Fit Walking for AIL quest'anno fa parte degli eventi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, un evento che sta crescendo? Un evento che va crescendo, oggi siamo qui a Roma, Roma è il villaggio nazionale, abbiamo praticamente raddoppiato le presenze rispetto all'anno scorso, oltre 2500 iscritti, non è la nostra unica manifestazione, però ogni volta che AIL scende in piazza, ecco, la comunità reagisce in maniera positiva. Quindi oggi non solo i pazienti che ribadiscono l'importanza dell'attività fisica, ma anche i cittadini che vogliono essere vicini ad AIL.